Gli italiani nel mondo ci guardano, ma con quali occhi? Le recenti elezioni siciliane, con l'astensionismo di massa, con il consenso dimezzato della gran parte dei partiti, il grande successo di Grillo che fustiga tutti, ma si tiene le mani libere. Ebbene, tutto questo quanto pesa sulle coscienze e sugli orientamenti dei nostri connazionali all'estero? E quanto peserà sul loro voto politico di primavera? Se ci soffermiamo a dare un'occhiata a qualche foglio che si rivolge ai nostri connazionali all'estero, leggiamo cose di questo tipo. La Sicilia, roccaforte della destra, è stata espugnata. Il fatto che le due precedenti presidenze di Cuffaro, eletto con il 59,1%, e di Lombardo con il 65,3%, siano finite entrambi per problemi di mafia, aiuta a capire che questa volta la mafia, non avendo riscontrato in nessun partito in lizza il proprio tornaconto, non ha votato. Lo scrive l'italiano.it. Edito in Argentina, mentre Gente d'Italia, edizione Sud America, titolava a lettere cubitali in prima pagina: Regionali Sicilia, la mafia si è astenuta, solo 46 detenuti su 7.500 hanno votato. In molti articoli traspariva il compiacimento che il 52% dell'elettorato non fosse andato a votare e che il movimento di Grillo avesse preso oltre 285.000 voti, incrementando del 515% il suo risultato elettorale delle regionali del 2008. Il servizio di Massimiliano Raffaele, che ora vi mostreremo, ci dice quanto sia grande la comunità siciliana nel mondo. Vediamolo. Non è pronto il servizio? Ci vuole molto per mandare il servizio? Perché questo è importante, questo servizio è importante perché ci dà la dimensione della. Ci dà la dimensione della forza dei siciliani che stanno. Vabbè, lo rimandiamo fra quanto è pronto, quanto è possibile mandarlo. Comunque, per il momento vi presento gli ospiti. Abbiamo qui il senatore Giuseppe Firrarello, prego di inquadrarlo. Oggi le cose non vanno. Del Popolo della Libertà e l'onorevole Giuseppe Berretta, eccolo, lui è Berretta, del Partito Democratico. Allora, ancora non è pronto il servizio da mandare di Massimiliano Raffaele? Non è pronto. E allora, veniamo al dunque. Purtroppo, come dire, sono gli incerti della diretta. Qui si parla, senatore. Si è sempre detto, sono decenni che si dice, questo intreccio della mafia con la politica. E per la prima, qui queste elezioni presentano delle cose molto stravaganti in Sicilia. 52% di, appunto, come abbiamo detto, che non va a votare. E cosa stravagante, vince una persona che fa una campagna elettorale contro la mafia. Che è successo? Le pongo alcuni quesiti. La mafia non c'è più in Sicilia? Oppure, la mafia ha cambiato pelle? Oppure, si è sempre forse esagerato sull'intreccio mafia-politica? Il problema della mafia, del voto mafioso, fosse stato possibile risolverlo con l'assenza della partecipazione al voto o con il timore che avrà potuto diffondere una candidatura di tutto rispetto come quella di Crocetta, io sarei tra i siciliani felici.
A mio avviso, la mafia, come tutte le attività delinquenziali, cercano sempre il potere. Cosciente non c'è il potere. Perché è impensabile che ci possano essere attività malavitose organizzate dove non c'è nulla. La mafia è presente se può lucrare qualcosa. Io non escludo che almeno una volta tanto potrei trovarmi d'accordo con qualche magistrato palermitano che sostiene in questa occasione la mafia è stata a guardare. Vorrà vedere probabilmente quali sono gli equilibri, quali sono gli interessi che possono essere messi in evidenza. Però a me sembra una risposta assolutamente banale. A mio avviso le persone non sono andate a votare. Perché le persone giustamente sono deluse della situazione generale che oggi drammaticamente imperversa in Italia e nel mondo, e a maggior ragione in Sicilia. Quando noi ci troviamo con una realtà che io definisco violenta di disoccupazione, quando le persone precarie sono 180.000 in una regione come la Sicilia, quando le persone a volte per 8 giorni di lavoro è disponibile ad affrontarlo dovunque, evidentemente la delusione è tale e tanta nei confronti della classe politica Che non c'è mafia che tenga. che evidentemente non fa nemmeno distinzione. Non fa di più distinzione. D'altro canto, allora cosa dovremmo dire? Che avendo eletto Orlando con il 74% a Palermo l'hanno votato i mafiosi? Io mi rifiuto di pensare, così come è un luogo comune banale ritenere che il popolo siciliano è mafioso. Assolutamente no. C'è una minoranza di malavitose che pratica attività illecite, però Consistente. consistente. Però pensare che il 53% che non sono andato a votare sono quelle che hanno ragionato in Bene. termini di mafia è veramente un oltraggio al popolo siciliano. Bene. Io allora la stessa domanda e le Sì. stesse tre proposizioni. La mafia non c'è, la mafia ha cambiato pelle. Oppure addirittura io aggiungerei un'altra domanda, ma addirittura la crisi ha sconfitto persino la mafia, la crisi economica ha sconfitto persino la mafia. No, la mafia c'è, la mafia c'è come, la mafia è forte, la mafia è forte in Sicilia, ormai abbiamo capito che è un fenomeno ben più ramificato Sta diventando che europeo. coinvolge, diciamo, quindi quando ragioniamo di mafia, secondo me, di camorra, di criminalità organizzata tout court, dobbiamo ragionare, secondo me, di un fenomeno e di una questione che è una questione che travalica sicuramente i confini della Sicilia, che ha avuto origine e ha un peso, non c'è alcun dubbio. Secondo me la mafia in questa competizione elettorale è stata alla finestra perché non ha ritrovato diciamo, non è stata accontentata nelle cose che avrebbe voluto, non ha avuto un immediato riferimento nella campagna elettorale. Secondo me è una campagna elettorale all'insegna in ogni caso della volontà di una rivincita, di una discontinuità. Perché su questo non c'è dubbio che c'è stata una campagna elettorale nella quale, percependo questo malumore, questo malessere fortissimo che c'era nell'elettorato siciliano,
parte di tutte le forze politiche c'è stata la consapevolezza di dover rilanciare e rilanciare con grande determinazione. Noi abbiamo pensato, diciamo, alla candidatura di Rosario Crocetta in questa ottica, anche, no? Diciamo, in una candidatura che rispetto a un'esperienza così negativa degli ultimi anni, con un diretto coinvolgimento del Presidente della Regione, con ciò che comporta, cioè la massima istituzione regionale, il soggetto che avrebbe dovuto incarnare e rappresentare la Sicilia a livello istituzionale e nel mondo, coinvolto in delicati procedimenti attinenti alla mafia. Allora è chiaro che questo è addirittura con il presidente precedente condannato e condannato pesantemente. Allora questa voglia di risorgere, di fare un'operazione di fortissima discontinuità, secondo me ha interessato gran parte delle forze politiche e gran parte dei candidati. Dopodiché c'è stata anche una risposta in termini di voto di protesta, che si è indirizzato fondamentalmente a Grillo, è stato un voto molto significativo. C'è stata anche una protesta che si è incanalata nell'astensione. Ma diciamo, anche da questo punto di vista sono convinto che non è che possiamo catalogare l'astensione come frutto della decisione della mafia di non partecipare. Certo. Allora, quindi mi sembra che le analisi coincidano, le vostre analisi più o meno coincidono. La crisi ha spazzato via, cioè ha immesso una novità all'interno. Ma la crisi della politica anche, no? Cioè, la crisi della politica. È una crisi della politica, dalla crisi economica, da una fortissima crisi. Dalla crisi dei partiti, dalla insufficienza del dibattito politico e del poco coinvolgimento a tutti i livelli della società. Benissimo, allora a questo punto noi mandiamo in onda il servizio che adesso mi dicono che sia pronto di Massimiliano Raffaele, che ci dà un po' il senso di quanto è forte la comunità siciliana nel mondo. E poi ci colleghiamo per telefono con un rappresentante di un'associazione di siciliani che nordamericana. Poi ci colleghiamo. Allora, mandiamo il servizio di Massimiliano Raffaele. C'è chi ha preso un aereo ed è tornato a casa per votare, c'è chi avrebbe voluto farlo, ma alla fine ha optato per un sostegno a distanza. E c'è anche chi ha vestito i panni dell'attivista vero, scendendo in piazza, facendo campagna elettorale. Si potrebbe riassumere così l'impegno dei siciliani all'estero in occasione delle elezioni regionali che il 28 ottobre hanno incoronato Rosario Crocetta nuovo governatore dell'isola. Crocetta, già europarlamentare, è uno che conosce bene la realtà dei siciliani nel mondo, un universo vastissimo, se si pensa che i residenti in Sicilia sono circa 5 milioni e che i suoi emigrati ammontano a 674 mila, pari a circa il 13% della popolazione. Ma dove vivono e da dove sono partiti gli emigrati siciliani? Tra i paesi diventati destinazione principale dell'emigrazione siciliana c'è la Germania, da decenni la nuova casa per 210 mila persone. Al secondo posto il Belgio con 94.000 residenti, poi Argentina, Svizzera, Francia e Stati Uniti. La provincia che ha visto partire il maggior numero di isolani è quella di Agrigento, che ad oggi ha oltre 140.000 iscrizioni all'AIRE. Seguono le province di Palermo e Catania, entrambe con oltre 100.000 emigrati. Ma c'è di più, perché esistono interi centri siciliani diventati comuni fantasma dopo la grande immigrazione degli anni 60 e 70. Il comune di Villarosa, ad esempio, conta una popolazione residente di 5.300 unità, ma ammontano 6.400 gli abitanti che hanno lasciato il centro ennese per trasferirsi all'estero. Anche per loro, dunque, Rosario Crocetta dovrà rimboccarsi le maniche e mettersi subito al lavoro. Ecco, adesso ci colleghiamo per telefono con il Texas, dove c'è... non per telefono, ma via web, perché vedo il nostro ospite. Salve, Vincenzo Arcobelli, che è coordinatore della Confederazione Siciliana del Nord America. Dico bene, Arcobelli? Sì, buongiorno a lei, buongiorno agli ospiti presenti, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io sono Vincenzo Arcobelli, oggi parlo in veste come rappresentante, cioè coordinatore del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo in Nord America, ma anche da siciliano residente all'estero. Senta, le faccio subito una domanda.
Voi siciliani, comunità siciliana nordamericana, in qualche modo avete discusso, avete riflettuto su quello che sta che è accaduto nelle elezioni siciliane. Che cosa si dice? Qual è nel cuore dei nostri connazionali siciliani, come hanno visto queste elezioni? Ma guardi, abbiamo visto le elezioni con molta attenzione e naturalmente sono arrivate anche chiamate da parte di rappresentanti politici dei vari partiti. E, detto questo, noi come associazionismo siciliano non vogliamo metterci, diciamo, siamo apartitici politicamente. No, no, ma infatti io non chiedo appoggiare questo o quel candidato. Le sto chiedendo come i nostri connazionali siciliani valutano questo terremoto che si è verificato in Sicilia. È chiaro, ma più che terremoto io vorrei identificare due segnali che ho captato dalla vostra trasmissione. Uno è il fatto negativo che ogni volta si deve parlare sempre di criminalità organizzata o di mafia, eccetera, eccetera. Noi siciliani all'estero stiamo cercando in tutti i modi di sconfiggere questo stereotipo che porta soltanto la negatività dell'immagine siciliana. Sia in Sicilia, sia in Italia, in Europa, nel mondo, ci sono siciliani che portano in alto l'immagine della Sicilia e chiaramente dobbiamo sconfiggere questo stereotipo che viene purtroppo a volte segnalato anche dai media e dai quotidiani, eccetera, eccetera. Ecco, noi come associazionismo vogliamo sconfiggere questo stereotipo come? Con fatti molto concreti. L'aspetto invece politico, direi, del terremoto, come lo definisce lei, io lo direi che dico che il risultato è molto preoccupante. Rispetto al 2008 c'è stata una differenza di 895.000 voti in meno. Dal centro-sinistra sono venuti a mancare 268.000 voti, al centro-destra 784.000 voti. Allora ci dobbiamo fare una riflessione molto seria e chiedersi A. quali sono state le cause dell'astensionismo, B. perché la divisione all'interno soprattutto del partito del centrodestra, che è stato, diciamo, il partito che è stato più danneggiato, e 3. la forte crisi economica. Io aggiungerei anche il punto 4, che è più importante. Abbiamo avuto purtroppo a che fare con dirigenti e rappresentanti istituzionali e politici inefficaci, che hanno fatto una politica al solito del clientelismo e che sono stati hanno fatto gli interessi non di una regione, di una bellissima terra come la Sicilia, ma gli interessi dei pochi. E allora è arrivato il tempo di cambiare. Io da siciliano auspico, assieme a tutta la nostra grande forza dei siciliani all'estero, che ci sia un rinnovamento, un cambiamento, e che sia nel bene appunto della Sicilia. Io spero che i nuovi amministratori, i nuovi dirigenti pensino prima al bene della Sicilia e dei siciliani e dopo al discorso dei partiti. E guardi che io le parlo da una persona di destra, e lo dico chiaramente, non ho niente da rinnegare, io sono un nazionalista, un patriotta, ma amo tantissimo la mia terra, che è la Sicilia. Dobbiamo fare, e spero e auspico alla nuova amministrazione. Ma senta Arcobelli, ma lei come associazione, dico, lei dice di essere ovviamente una persona di destra. Ma come aiuterà Crocetta? Perché Crocetta ha bisogno di un grande aiuto. Da laggiù, ecco, dal Nord America, e non è poca cosa, potete dare una mano a Crocetta in qualche modo? Sia se siete di destra, sia se non lo siete. Allora, le ripeto, a livello di... Faccio riferimento, faccio riferimento anche all'ultimo discorso di Obama... ma anche del suo contendente, del suo avversario, che dopo le elezioni hanno detto qui bisogna che ci rimbocchiamo le mani, che dobbiamo essere uniti per... Che ne dice? Guardi, allora mi ripeto, a livello di associazionismo noi non facciamo assolutamente politica.
Le dico, io a livello personale posso avere le mie ideologie, di centrodestra, di centrodestra, non importa. Io quello che le dico è che vogliamo collaborare, cooperare in discorso di fatti concreti. Io le dico che a livello di associazionismo, per esempio, si sono instaurati rapporti di cooperazione internazionali tra Università del Texas e Università di Palermo, in particolar modo. Stiamo lanciando dei programmi a livello di dottorato di ricerca, nel livello, diciamo, di istruzione, di collaborazione ad altissimo livello. Questa è la mano che noi possiamo dare non soltanto al governatore Crocetta, non soltanto al governatore Crocetta, che può rappresentare un suo passato, un suo partito, a me non mi importa. Io, a me quello che importa, come penso che importa a tutto il resto della collettività siciliana, deve essere il bene dei siciliani e della Sicilia a tutti i livelli. Allora, a quel punto, se abbiamo degli interlocutori seri e concreti e trasparenti e onesti soprattutto, noi siamo ben lieti di collaborare a 360 gradi. Benissimo. Al di là del colore politico e al di là e al di sopra delle parti. Benissimo, grazie dottor Arcobelli, grazie per questa sua come dire, testimonianza. Avete sentito come valutate questi interventi? Brevemente, perché dobbiamo collegarci con col Brasile, questa volta, con un altro siciliano che è in Brasile. Personalmente penso che i siciliani oggi non vanno a distinzione di chiunque ha svolto ruoli politici. Per i siciliani siamo tutti colpevoli. Però io penso che un po' colpevole ci siamo certamente, soprattutto per avere alimentato aspettative che non possono essere soddisfatte. Di fatto, oggi che non esistono più opportunità perché mancano le risorse, e allora c'è stata questa reazione violenta da parte degli elettori. E io a questo proposito vorrei dire che ognuno di noi deve fare un bagno di umiltà, di operare con pazienza e fermezza e soprattutto con tanta onestà di intente, anche perché le persone non distinguono chi è responsabile e chi non è responsabile. Per la gente siamo tutti responsabili. Onorevole Berretta. Beh, io credo che le parole che arrivano dal Texas sono parole incoraggianti. Giustamente dice, da uomo di destra, di essere patriota. Io sono patriota pur essendo di sinistra, quindi probabilmente non è quello che ci distingue in termini di collocazione. Mi auguro che l'essere collocato a destra non induca a un pregiudizio nei confronti di un governo nuovo, di un governo di centrosinistra finalmente, guidato da Rosario Crocetta, che si propone una rivoluzione. Allora, la rivoluzione che vuole fare Crocetta è una rivoluzione che secondo me parla al mondo. Allora, in fondo, volendo utilizzare anche il titolo della trasmissione, probabilmente la Sicilia chiama il mondo a partire da chi dalla Sicilia proviene, dicendo qui c'è una voglia di cambiare rispetto al passato, c'è una voglia di fare delle politiche che siano delle politiche assolutamente all'insegna della legalità, ma anche all'insegna delle cose praticabili e possibili, sfruttando le grandi potenzialità che in Sicilia ci sono e che in questi anni sono rimaste inutilizzate. Il presidente Crocetta per i primi giorni è andato a Lampedusa, abbiamo visto le immagini un po' in giro per il mondo, abbiamo visto che ancora oggi in Sicilia si può andare a mare, c'è un tempo splendido, c'è la possibilità di fare un turismo per tanti mesi all'anno, probabilmente lì c'è la possibilità di una grande ricchezza che sinora non è stata utilizzata, ma quello è solo un esempio, le potenzialità sono enormi, sicuramente c'è bisogno di aprirsi al mondo, superando anche alcuni pregiudizi, alcuni stereotipi che dicono che i siciliani non vogliono lavorare, che i siciliani sono tutti mafiosi, e sono tutte davvero dei pregiudizi e degli errori clamorosi di valutazione, perché la Sicilia è sicuramente la Sicilia dei mafiosi, ma anche la Sicilia di chi la mafia l'ha combattuta, e l'ha combattuta sacrificando la propria vita, a partire da Falcone e Borsellino, ma tanti altri. Per benissimo, fortuna. Adesso è il momento di collegarci con la Camera dei Deputati, dove c'è, come sapete, Anna Laura Bussa, una giornalista parlamentare dell'agenzia ANSA, che ci dice
cosa sta bollendo in pentola nelle istituzioni per gli italiani all'estero. Anna Laura, ci sei? Sì, buonasera. Buonasera. Allora, che ci dici? C'è qualche novità buona, speriamo? sì, no, questa è buonissima. È un atto comunitario che noi saremo costretti a far nostro, diciamo così, perché è un atto importantissimo che concede uno status giuridico europeo ai partiti politici, costringendoli a fare quello che in Italia non si è ancora riusciti a fare, e cioè a imporre, diciamo così, dei controlli severissimi per quanto riguarda il finanziamento, per quanto riguarda i criteri di democrazia interna, e quindi, insomma, a modificare i partiti nel modo in cui non si è riusciti a fare con la riforma dell'articolo 49 della Costituzione, che giace ancora nei cassetti della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Questa volta, con questo atto comunitario che, insomma, il Parlamento dovrebbe appunto recepire a breve, il provvedimento all'esame del Senato, i partiti dovrebbero cambiare faccia, diciamo così. Nel senso, bisogna sempre dire grazie Europa. Esatto. No? Si costringono a fare cose che, insomma, non tutti vorrebbero che venissero fatte. Meno male, diciamo, che c'è l'Europa. Esatto, sì. E quindi, non so, per dire, cioè, impone degli obblighi contabili e di rendicontazione, potenzia meccanismi di controllo dei finanziamenti, e poi una cosa importantissima è che costringe i partiti a denunciare addirittura quando ricevono donazioni superiori ai 12.000 euro, devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Parlamento europeo. E poi, insomma, ecco, sì, ci sono tutta una serie di cose che poi, insomma, no, sai, approfondisco, ma insomma, ecco, guarda, bastano queste cose che già ci sembra di stare a Bruxelles, esatto, invece che stare qui. Senti, a Roma, e poi invece è successa un'altra cosa che, insomma, riguarda più l'Italia, insomma, che l'estero, però che, insomma, agli italiani all'estero potrà interessare, sì, diciamo così. Oggi si è deciso, dopo mesi di discussione tra Camera e Senato, che il 17 marzo sarà la giornata in cui si celebrerà l'Unità d'Italia e che poi l'inno di Mameli diventa ufficialmente l'inno d'Italia e dovrà essere insegnato obbligatoriamente nelle scuole. Quindi alla fine, anche all'estero, oggi, naturalmente, nelle scuole degli italiani, sì, all'estero. Ovunque, cioè, perché praticamente la cosa che si ignorava, almeno i più ignoravano, era quella che non esiste una legge che considera l'inno di Mameli l'inno d'Italia, c'era soltanto un decreto ministeriale degli anni 20. Sì, infatti, non era ancora nella Costituzione. No, invece adesso con questa legge si dice che non solo l'inno ufficiale italiano diventa l'inno quello di Mameli e Novaro, eccetera, ma dovrà essere obbligatoriamente insegnato in tutte le scuole. Senti, scommetto che non è stata approvata all'unanimità questa legge. No, nel modo più assoluto. Abbiamo assistito a dichiarazioni magnifiche, soprattutto da parte della Lega, si sono ricordati i nonni, il Risorgimento, insomma, sì, eh? Sì, è stato, diciamo, una pagina. Bisognerebbe fare un capitolo a parte su, sì, esatto, no, quello, sulle reazioni. Meriterebbe, ecco, un pezzo a parte. A proposito dell'unità della nazione, sì, intorno, assolutamente, alla bandiera, agli inni, di come, appunto, tutte le cose che stavamo discutendo anche adesso. Di come l'unità è, insomma, sì. Spesso è solo così, bene, a parole. Grazie Anna Laura. Grazie a voi. Allora, giovedì prossimo. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao. Bene, avete sentito? Qualche novità buona arriva. L'Europa, meno male che c'è. L'Unità d'Italia, con difficoltà, siamo ancora all'inno d'Italia. Figuriamoci sulle altre cose. Velocemente, che ne dite? Personalmente sono convinto che anche se sono delle medicine difficile da dover utilizzare, ma i regolamenti europei certamente ci portano ad essere più concreti e più pragmatici, certo, nell'utilizzo delle risorse che noi abbiamo. Certamente. Stiamo attraversando un periodo non felice proprio per le disfunzioni che ogni Stato aveva per conto proprio.
Però la mia convinzione è che quando avremo superato queste difficoltà avremo un paese migliore, più consapevole, moderno. Più moderno. Più speriamo. Giusto, d'accordo. Capace di interpretare. Beh, questo è l'ottimismo della volontà. No, ma io sono. Cioè, innanzitutto partiamo dal fatto che noi come Partito Democratico rispetto a queste novità ci sentiamo abbastanza attrezzati, nel senso che il nostro partito dal punto di vista sia dell'organizzazione interna, della sua diciamo, trasparenza, dal punto di vista della gestione dei bilanci, ne ha fatto uno degli elementi che lo caratterizzano, il fatto di scegliere certo. Il proprio segretario con primarie, il fatto di tentare di coinvolgere il più possibile, di essere ramificati nel territorio, in alcuni posti di più, altri meno, ma certamente con un'organizzazione quanto più larga possibile che faciliti la partecipazione. Persino il nome, cioè noi siamo l'unico partito che si chiama così anche nella propria intestazione, Partito Democratico, mentre diciamo, le scelte fatte da altri sono state profondamente diverse. Quindi che l'Europa sia diciamo, caratterizzata da partiti e che uno degli elementi che rendono forse l'Italia meno competitiva rispetto agli altri, che invece da noi i partiti sono un po' troppo deboli e avrebbero bisogno di un po' di rafforzamento, non in termini di risorse, perché le risorse diciamo, di democrazia interna, di loro gestione, di trasparenza. Questo è importante. Però l'ultima cosa mi consente di dirla, cioè noi come Parlamento abbiamo fatto alcune modifiche importanti riducendo in maniera drastica il finanziamento pubblico e anche imponendo regole profondamente diverse rispetto al passato, assegnando compiti di controllo e facendo tesoro di esperienze molto negative che in questi ultimi anni hanno colpito numerosi partiti. Sì, ma la strada è ancora lunga. La strada è lunga, la strada è intrapresa, il fatto che l'Europa ci spinga ulteriormente è un elemento che ci conforta e ci rende ancora più convinti la scelta europea. Brasile, c'è Antonio Alamia, dico bene? O Alamia? Alamia è meglio forse, no? Bene. Sì, a me piace di più. Allora, ha sentito un po' siciliano che vive e lavora in Brasile. Dico bene? San Paolo. Allora, ha sentito un po' quello il dibattito che si è sviluppato fino adesso, no? Una parte. Io le faccio una domanda precisa. Secondo lei, quello che è avvenuto in Sicilia, le elezioni siciliane, che hanno provocato sicuramente un grosso scossone, sugli italiani che vivono all'estero avrà delle ripercussioni? Cioè, secondo lei aumenterà il disamore, aumenterà insomma, le posizioni un po' che si sono già verificate in Sicilia? Oppure c'è, come dire, ci potrebbe essere invece, ci venite in aiuto in qualche modo? Allora, io decido di fare una premessa. La premessa è questa: se è stato eletto Crocetta, già di per sé è un fatto positivo, ma non è il frutto di una rivoluzione scoppiata poco fa. La rivoluzione è scoppiata 3 anni fa, quando all'assemblea regionale il gruppo parlamentare del Partito Democratico è riuscito a spaccare la destra più forte d'Italia. Questo è bene ricordarselo, perché ricordava poco fa il nostro siciliano degli Stati Uniti d'America che se Crocetta ha vinto, perché c'è stata veramente una spaccatura nel centrodestra siciliano. Quindi Crocetta diventa presidente grazie ad un'opera politica portata avanti dal Partito Democratico siciliano. E va dato merito a chi ha realizzato questa politica, che a volte mi sembra che è sottovalutata e non viene data la giusta attenzione. La seconda questione, Crocetta le capacità. Io credo di sì che abbia queste capacità. Lui è stato sindaco di Gela, una realtà molto, molto delicata per la Sicilia, per quello che rappresenta Gela. E perché Gela rappresenta la speranza, ma anche la morte della Sicilia, che è legata al petrolchimico che ha determinato una devastazione del territorio, che è fallita quell'esperienza basata sull'industria.
Crocetta è stato ed è un uomo coraggioso che si è impegnato contro la mafia, contro i tentativi di condizionare la macchina del comune di Gela, è parlamentare europeo, componente della Commissione Antimafia Europea, quindi ha tutte quelle capacità e quelle potenzialità che può dare molto alla Sicilia. Vi è un'altra questione che non va sottovalutata, è il peso della crisi, che io la definisco che è il peso della macchina burocratica che oggi comprime l'economia siciliana. Cioè, oggi c'è un eccesso di burocrazia, ci sono molti impiegati, molti ma molti dipendono dalla regione, ma non perché la regione non debba o non possa aiutare, ma perché la regione negli anni passati è stata appesantita dal clientelismo che ha contraddistinto la politica Sì, del centrodestra siciliano, e questo è bene bene. non dimenticarlo. No, Quello che questo ha fatto Cuffaro è stato veramente drammatico, cioè io ha appesantito, ci sono almeno 200.000 persone che dipendono da mamma regione, e questo non consente e non consentirà, se non si va ad uno snellimento effettivo, al ricambio della ma macchina burocratica siciliana. sì, Questo è un però io aspetto. vorrei, sicuramente queste sono tutte cose vere, io però le chiedevo, i siciliani, come dire, la società, Siciliani all'estero, l'aggruppamento dei ma i siciliani siciliani all'estero, guardi, in Brasile, che come secondo lei hanno avuto un segnale positivo al di là allora, della... tutti i siciliani, ma anche gli italiani. Ma io parlo della comunità siciliana in Brasile, guarda con molto amore la Sicilia. Non c'è siciliano che non ha un legame permanente con la Sicilia, con i parenti, con gli amici, con le proprie comunità. E già questo è importante. Cosa si può fare? Bisogna creare quel sistema che deve interagire fra popoli del mondo, ma popoli che hanno anche un legame territoriale, che è la Sicilia. Allora, questo dipende molto dalla politica e dalla scelta che andrà a fare Crocetta. Per esempio, io ho un dato che mi fa certamente riflettere. Lo scorso anno almeno 600.000 brasiliani sono arrivati in Italia. Di questi 600.000, appena 20.000 sono arrivati in Sicilia. Perché? Perché lo schema del turismo tradizionale guarda Roma, guarda Venezia, guarda Firenze, guarda al nord. Allora, cosa deve fare la Sicilia? Cosa deve fare Crocetta? Deve creare quel sistema di collegamento affinché i brasiliani di origine siciliana, tanta altra gente incomincia a conoscere quello che io definisco la culla della civiltà del Mediterraneo, che è la Sicilia che rappresenta questo. Allora, per fare questo serve un grande sistema di interagire e di relazione, Bene. che oggi non ci sono, perché il governo Lombardo, il governo Cuffaro hanno tagliato tutti i collegamenti col mondo dal punto di vista degli interessi delle comunità. Ci sono comunità vive come la comunità piemontese, come la comunità veneta, ma certamente la comunità siciliana non mantiene collegamenti con il proprio territorio, con le persone che amano Con le tanto tanto la Sicilia. istituzioni, con le istituzioni. Certamente. Ho capito. Non Quindi solo come istituzioni. Per esempio, verranno 5.000 giovani di origine italiana a studiare nelle università italiane. Bene, l'università più a sud è l'Università di Roma. E questo non è possibile perché l'Università di Palermo, di Catania, di Napoli, di Bari hanno delle grandi competenze, hanno delle grandi capacità. Allora noi dobbiamo fare in modo che il Brasile, i grandi flussi turistici, perché i brasiliani stanno viaggiando molto, perché è un'economia che sta crescendo, di indirizzarli e di Grazie. attrarre verso il sud. Grazie. È molto importante, questi due interventi che abbiamo sentito sono molto importanti perché sono gli italiani all'estero che ci potrebbero dare una grandissima mano, che potrebbero dare una grandissima mano all'Italia e non viceversa. Anche in questo sta cambiando profondamente l'ottica, se non sbaglio, perché
dalle cose che il nostro amico in Brasile, ma anche l'altro del Texas, dice: noi possiamo fare, noi mandiamo, facciamo, diciamo. No, ma intanto mi fa molto piacere che sia perfettamente aggiornato di tutto, e quindi vuol dire che il collegamento è strettissimo, e questo è un dato incoraggiante e importante. La lettura che è stata data delle elezioni siciliane mi sembra molto seria e approfondita. C'è un dato culturale, cioè la Sicilia, secondo me, è vero, in questi anni si è molto chiusa. Oggi con Crocetta, con le sue caratteristiche anche di novità e l'impatto che può avere, la scelta anche dal punto di vista proprio della persona, delle sue caratteristiche, del suo passato, del suo vissuto in termini di lotta alla mafia, ma anche di amministratore locale. Cioè, quando Crocetta dice il sindaco dei siciliani, evidentemente è la volontà di essere più vicino ai territori. È una regione quindi che deve essere meno opprimente rispetto al passato, che deve ingessare meno la Sicilia, anzi che deve favorire processi di ricambio, di rinnovamento e anche processi di crescita e di sviluppo che in questi anni sono stati rallentati, anzi per certi versi persino impediti. Io, senatore Firenze, devo complimentarmi con voi che riuscite, attraverso anche questo messaggio, a tenere questo rapporto con il mondo. Ma devo anche prendere atto di come è così profondamente cambiata la nostra presenza nel mondo. Penso che alcuni decenni fa difficilmente avremmo trovato delle persone che erano in condizione di poter parlare così informate, così a conoscenza, impegnate anche. Così a conoscenza immediata dei fatti che sono avvenuti in Sicilia. Io credo che questo è un interesse in qualche modo che rivoluziona anche quelle considerazioni sbagliate che ci sono spesso della Sicilia. Però è anche una constatazione amara, che è quella che oggi più che mai non vanno via più i disoccupati analfabeta, che purtroppo sono stati un calvario di tante persone. Ma sono delle persone con un titolo di studio, delle persone che hanno speso una parte della loro vita nelle università e che alla famiglia, alla società siciliana e italiana è costata sicuramente tanti sacrifici. E allora credo che questo è un ulteriore impoverimento di quello che è oggi la realtà siciliana e italiana. E su questo penso che si dovrebbe lavorare per mettere un freno. Per quanto riguarda le elezioni ultime, vorrei far osservare, non perché ha perduto l'elezione, questo anche per rispondere al siciliano del Texas, non è che in effetti in Sicilia si era presentato uno spaccato impensabile qualche decennio fa. Cioè dire che c'erano due candidate vere di destra e due candidate vere di sinistra. Il tutto è cambiato nel momento in cui Fava, per errore che lui ha fatto, si è dovuto ritirare. Questo io credo che ha rivoluzionato tutto. Diversamente io non ci scommetterei che avrebbe vinto Crocetta. Oltretutto è diventato presidente con il 15-16% dei voti validi dell'elettorato siciliano. Di conseguenza, credo che è un presidente che ha bisogno, e noi credo che dobbiamo essere consapevoli di doverlo sostenere in un'azione difficilissima. Benissimo. Ma il candidato che noi abbiamo presentato, il candidato Musumeci, è un candidato di assoluto rispetto, un candidato che ha una sua storia politica, una sua storia istituzionale, che non è stato mai sfiorato da nessun commento o da nessuna osservazione di carattere giudiziario. Pertanto io credo che anche in questo bisogna ricercare le motivazioni di una Sicilia che cambia. Certamente. Benissimo, senatore. Adesso è il momento di Massimiliano Raffaele, che è un giornalista dell'agenzia Nove Colonne, che ci dirà, ci suggerirà quali le aziende europee e mondiali
che assumono anche gli italiani, un'altra rubrica che abbiamo inaugurato. Ciao Massimiliano. Buonasera Francesco, buonasera ai tuoi ospiti. Sì, abbiamo due proposte quest'oggi che andiamo ad illustrare per chi ci sta guardando, iniziando da una prima proposta che arriva dal gruppo Nokia Siemens Network, una delle principali aziende di comunicazione che ha inglobato sia la Nokia che Siemens, due grandi produttori di materiale tecnologico, ma comunque di cellulari in primis. Ci sono 44 posti disponibili in Portogallo, con requisiti che variano dalla laurea in ingegneria, passando per quella in economia fino all'informatica. Ovviamente il bando è aperto a tutti i cittadini europei, quindi anche agli italiani. Le informazioni su www.nokiasiemensnetworks.com. La seconda proposta invece arriva dalla Danimarca, terra dei Lego, i famosissimi mattoncini, i giocattolini, che nel tempo è diventata un colosso mondiale dell'industria del giocattolo e che la notizia di 5 giorni fa assume 68 persone in Danimarca. In modo particolare sono ingegneri la maggior parte dei profili richiesti, quindi saranno coloro che andranno poi a studiare il giocattolo di domani, ma tanti posti anche nelle aree marketing, informatica e nel ramo amministrativo economico dell'azienda. Tutte le informazioni qui si trovano sul sito www.lego.com. Abbiamo queste due per oggi. Grazie, ciao, grazie a giovedì voi. Prossimo. Ecco, vedete come si diventa sempre di più Stati Uniti d'Europa, partendo anche dalle economie, partendo da queste proposte e dallo spostamento. Il problema vero è che dovrebbero poi ritornare, oppure venire altre persone, altri ingegneri, magari danesi, magari francesi, magari belgi, in Italia a lavorare. Questa ancora non ci siamo, è un'imperfezione che dovremo a prima o dopo affrontare. Però io devo porre una domanda al senatore, perché ci è arrivato da José Mantovano da Morón, Argentina, chiede appunto al senatore Firrarello, fa questa domanda: lei è un autorevole esponente del PDL e si occupa di italiani nel mondo. Voglio chiedere cosa ne pensa della candidatura alla Camera per il suo partito in Sud America, annunciata in pompa magna dal vostro senatore Caselli, di una subretta argentina che ha dichiarato subito: se eletta andrò al Parlamento italiano un paio di giorni ogni tanto. Beh, intanto se è una soubrette piacevole, sicuramente sarà un segnale positivo. Ben accolta. Ben accolta dei colleghi deputati. In quanto alla segnalazione fatta dal senatore Caselle, è una delle tante sparate del personaggio che noi conosciamo. Non dimentichiamolo che per un periodo di tempo veniva al Senato per dire che aveva sognato Papa Giovanni XXIII e gli aveva detto che lui era il futuro presidente dell'Argentina. Perciò con tutto il rispetto penso che può essere magari una candidatura sicuramente importante, ma come ci saranno tante altre candidate importanti, e di conseguenza saranno, ma molto probabilmente saranno gli elettori di quel collegio a decidere che dovrà speriamo, essere. Speriamo bene, perché purtroppo abbiamo avuto molte situazioni un po' tragiche, altre che io personalmente sono convinto che anche per l'esperienza che ho fatto che i parlamentari che sono state elette all'estero sono persone impegnate, persone che hanno lavorato in Parlamento, che probabilmente sarebbe a parte opportuno. Qualcuno insomma qualche c'è sempre però credo va bene che, va bene ma comunque nell'loro insieme penso che sicuramente hanno dato un contributo positivo. Certamente. Bene, la trasmissione è finita, ringrazio i nostri ospiti e l'appuntamento come al solito è per giovedì prossimo alle 17. Arrivederci, tanti grazie. Tanti auguri e tanti saluti ai siciliani nel mondo, agli italiani nel mondo.